Buongiorno cari amici di RoTV Italia, adesso stiamo per andare in onda in diretta con una trasmissione innovativa e sensazionale, Gira la RoT. Non è vero, già l'hanno fatta parecchio. L'hanno fatta una volta, è venuta una schifezza, ma perché era condotta da due persone pessime, una è alla mia sinistra e l'altra è alla mia destra. Buongiorno. Ma noi non molliamo e siamo di nuovo qui. Sì, siamo recidivi e reiteriamo. E allora andiamo a presentare Gira la RoT. Abbiamo con noi il maestro De Bonettis, direttamente dalla Germania nazista. Lui è frutto di un esperimento nazista andato male. Dottor De Bonettis, che cos'è Gira la RoT? Gira la RoT è un esperimento rivoluzionario. Vabbè, spiego io. In sostanza abbiamo dei copioni, fermeremo la gente a caso per strada e chiederemo loro di interpretare questi copioni, questa fiction che il professor De Bonettis ha preparato. Fermeremo a caso. Con violenza, soprattutto facendo uso di violenza. Però dobbiamo far parlare la signorina. So già, la signorina, l'assistente... È afona, purtroppo ha dei problemi alle corde vocali. No, lei è il bello. Sì, figuriamoci il resto. Niente, andremo in giro, quindi fermeremo persone, faremo cose, diremo cose, incontreremo cose. No. Hanno un vocabolario limitato, perdonateli. Niente, quindi girerà tutto intorno a Gira la RoT. Ecco, gira la RoT, anche qua il dizionario dei sinonimi vedo che te lo sei venduto. Andiamo a vedere le persone, dai. Fermiamoli. Buongiorno. Ciao. Ciao. Siamo di RoTV Italia, lui è il maestro Bonetti e ti spiegherà una cosa. Allora, stiamo cercando delle persone per fare Gira la RoT. Improvvisiamo su dei copioni che niente, facciamo. Che facciamo? So che hai sempre sognato di recitare, ignoralo perché lui è un po'. È venuto fuori così. Che devo leggere? Noi ti daremo un copione e tu dovrai memorizzarlo in 30 secondi e poi andare in scena. No, lo leggi. Che legge? Renato, scusi, allontaniamo questa persona. È Paolini proprio. Scusa, hai visto, vuoi fare la fine di Paolini? No, vai. E niente, quindi stiamo cercando una bella donna. Grazie. Infatti abbiamo sbagliato. Andiamo. Forse ti conviene andare di là. No, hai superato la nostra durissima selezione tra migliaia di aspiranti candidate. Sì, sposi. Ok, ci sei? Cosa devo fare? Votta ti spiegherà tutto, tu, quello che ti spiega Votta ignoralo. Ecco qua. Noi andiamo a selezionare il resto del cast. Vabbè. Vuoi partecipare a un fantastico casting? Casting per cosa? Per recitare in streaming un paio di battute che stiamo organizzando. Come sei accattivante, Bonetti. Hai visto? Grazie. No. Perché? Dai, sono 10 minuti. No, dai, mi scoccio, veramente. Guarda, te lo giuro, convinci. Decisiva. È un po' difficile. Convincerti? Sì. Dai. Allora, andiamo? A fare cosa esattamente? Allora, è un po' più. Provo a spiegare io. Allora, praticamente abbiamo questa nuova trasmissione, cioè fermiamo le persone a caso e gli facciamo recitare. Gli diamo un copione, gli spieghiamo il personaggio, il ruolo che andrà a interpretare e lo lasciamo libero di esprimere la propria ars recitandi. Che dici, lo facciamo? Ma sì, dai, una botta di vita! Andiamo, dai, allora. Lui? Lui? Lui. Stiamo aspettando tan 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 tan. Buongiorno. Buongiorno. Stai per caso fuggendo? Sì, da voi sì, prima stavo fuggendo. Vi ho visto da lontano e ho detto meglio che me ne vado. Invece no, hai visto? Allora, noi siamo di RoTV, stiamo facendo Gira la RoT. Prendiamo delle persone a caso. Ecco. Guarda caso. Guarda caso. E niente, facciamo recitare su dei copioni. Ah. E andiamo in streaming e tutte le persone del mondo ti vedranno. Sì. Emozionato? Vero? Un pochino. Sì. Andiamo, ha detto sì. Noi. Come ti chiami, scusami? Roberto. Ciao. Ti chiameremo Massimo. Ciao. Andiamo Massimo. Okay. Massimo, abbiamo detto 24 anni, intanto il nostro cameraman sta per avere un incidente, ma non lo avviserò in tempo. E 24 anni, cosa fai? Studi? Studio, sì. Che studi? Economia, abbiamo il futuro Monti praticamente. Mi auguro di no. E hobby? Hai hobby? Sì. Quali? Nuoto. Nuoto, abbiamo. Fisico effettivamente promette bene. Dove nuoti, Massimo? Dove? A Casalnuovo. Sogno nel cassetto? No, al momento no. Non hai sogni nel cassetto? No, per il momento no. Dico sì da tanti no. Buongiorno. Intanto noi ci siamo presentati, tu sei? Io sono Daniela. Daniela, tu? Enzo. Enzo, età? 37. 27. 27, vabbè, una coppia poco credibile, però vabbè, insomma, questo è il bello di lui, l'abbiamo già presentato nel frattempo che arrivavamo. Avete già letto il copione? Sì, qualcosina l'abbiamo letta, abbiamo dato uno sguardo. Tutto chiaro, ci sono domande?
No. Io adesso lascio la palla al regista, al maestro, che lui lo vedete così? Lui, quello con la barba rossa. Quello, ecco, gli dareste 2 lire in mano, ma lui ha fatto l'accademia. Moretti è subito apprezzato dalle nuove leve della recitazione italiana. Daniela, tu cosa fai nella vita? Sono impiegata. Dove? Mi occupo di informatica. Desk multilingue. Okay. Un service desk, diamo supporto informatico nelle aziende italiane e straniere. Azzo, vedi chi fermiamo per puro caso. Gioco a pallavolo amatoriale, abbiamo una bella squadra, giochiamo il mercoledì qui a Fuorigrotta alla Nitti. Io sono ferratissimo in pallavolo, che ruolo sei? Centravanti, regista, trequartista? Di mano. Vuoi venire a giocare qualche volta? Sì, faccio la... Tanto è una squadra mista, quindi tranquillamente, siamo ragazze e ragazze. Ve lo spiegate come fate? Ah? Noi viviamo già in tuta. Già, la doccia non ve la fate, giusta idea. Già veniamo, già per iniziare a giocare. Ringraziamo Daniela che è simpaticissima. Parliamo invece adesso un po' con Enzo, che nella fiction di oggi interpreterà il lui, giusto, pensavo il loro, guarda. Enzo, tu cosa fai nella vita? Sono uno studente di informatica. Ecco, magari lei dopo te potrebbe assumere, visto che lei è service desk. Non so cosa voglia dire, però va bene. Sono studente di informatica alla Federico II e lavoro pure part time come docente di informatica alla De Santis. Hobby? Fotografia. Fotografie, partecipi a concorsi? Non ho mai partecipato a concorsi, solo che mi piace scattare fotografie. Ho anche fatto... Sono stato in una sorta di associazione che faceva video musicali, eccetera, eccetera. Abbiamo pure fatto qualcosa. Siamo pronti qui? Sì, sembra di sì, sì. Bene, sì. Di tutto quello che avete letto dimenticate tutto e adesso andate e scendete. Dove ci mette? Batta! Dimentichiamo. Andate a braccio, ragazzi, andate a braccio. Sentite il maestro. Senza copione? Ok. Allora, qual è il canovaccio? Tu, dopo un sacco di tempo, finalmente hai strappato da lei un bellissimo appuntamento. Ristorante strafico. Figo, eh? Tu sei contentissimo, perché dici, cioè, dopo anni e anni ce l'ho fatto. Tu, invece, dici, vabbè, cioè, avrai i tuoi motivi, non lo so perché, però esci con lui. Ok, dopo 2 anni e mezzo. State lì, tu a cena, sei particolarmente predisposta. Tu ovviamente su questa cosa impazzisci, c'è il cameriere è l'intermezzo, mentre voi no. Fate questa scenetta romantica, state tranquilli, no? Flirtate, eccetera, eccetera, lui arriva e spudoratamente flirta con te, della serie proprio, vabbè, cosa le porto? Tu un po' ti arrabbi, ma succede il dramma, ordini le ostriche. Tu sei allergico alle ostriche, ma non lo sai. Durante la cena avrai movimenti intestinali. Uturciamiente pans, come dicono a Helsinki. Napoletano. E quindi avrai queste scene proprio di... Oh, cara. Quindi... No, sì. Finché a fine cena vi ritrovate sotto casa, tutti si aspettano l'happy end, no? Quindi siamo lì, tranquilli. Tu lo inviti a salire e lui no, non posso. E tu all'inizio dici, vabbè dai, non essere timido su. Lui no, a un certo punto tu la cominci a cacciare. No, guarda, te ne devi andare. No, vattene. Finché a un certo punto lei se ne va arrabbiatissima. Passa il cameriere che ti prenderà sempre in giro e dice, vabbè, allora ti serve una mano, saliamo insieme. E tu dirai, no, mi serve un bidet. Semplice. Ok? Domande? No, nessuna domanda. Iniziamo? Pronti per iniziare? Prego, maestro. Grazie di aver accettato il mio appuntamento. Figurati, hai ragione, 2 anni e mezzo, però sai, ci ho pensato un attimo. Sì, è da tanto che ti sto dietro. E allora che si fa dopo? Iniziamo ad ordinare? Che dici? Ok, va bene, ordiniamo, chiamiamo il cameriere. Allora, buonasera, abbiamo deciso, cosa le posso portare? Cameriere, allora, parla con me.
Che cosa ci puoi portare? Tu che ci consigli? Io avevo pensato frutti di mare, tipo qualcosa di afrodisiaco, dai. Frutti di mare sono ottimi, abbiamo le ostriche che sono buonissime. Sì, le ostriche sì. Sì, le ostriche sì. Aggiudicato. Ok, vabbè, vada per le ostriche. E allora? Ti vanno bene le ostriche? Certo. Poi come si dice, le ostriche sono frutti afrodisiaci, le ha detto pure il cameriere. Vabbè, in ogni caso possiamo vedere dopo, la serata di dopo, come andrà a finire. Certo. Vediamo dopo. Ecco, prego. Grazie. Come sono? Le assaggiate? Sì, sono buonissime le ostriche. Dopo di questo anche uno spaghetto a vongole? Che dici? Diciamo, si deve proprio prendere lo spaghetto a vongole dopo. Ma cos'hai? Cosa è successo? No, niente, tutto bene, non ti preoccupare, va tutto bene. Ma mica già vuoi chiedere già il conto? Sì, guarda, è un'ottima idea. Eh no, perché vuoi chiedere il conto? Scusami, il dolce? Il dolce. Prendiamo il dolce, però c'è veloce, ok? Perché veloce, scusami? Dopo non vuoi passare a casa? Non vuoi venire da me a casa? A casa? Guarda, non lo so, dai, facciamo la prossima volta. Come la prossima volta? Perché, scusami? Guarda, stasera non è che tu sei perfetta, proprio non lo so, dai, la prossima volta, dai. Ma che, non ti vado bene? Cos'è successo? No, guarda, tu vai benissimo, è che stasera proprio no, capito, dai. Ma sei il solito cafone però, scusami. No, guarda, te ne devi andare. Perché me ne devo andare? No, te ne devi andare. Ok, ti odio, sei brutto, non ti voglio vedere mai più, ok? Ok. Ma serve una mano? No, troppo tardi, mi serve un bidet.